Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera per un incontro che ormai è consueto al meeting, che è l'incontro dell'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. L'intergruppo c'è da tanti anni, ormai sono quasi 11 anni che c'è, e anzi così ne approfittiamo anche per ringraziare chi l'ha portato avanti nel primo decennio quasi, cioè Maurizio Lupi e Enrico Letta, che senza dei quali evidentemente l'intergruppo non ci sarebbe. Essendo stati chiamati loro all'inizio di questa legislatura, un anno fa, a ben altri incarichi, a coordinare l'intergruppo, ci siamo messi io e Guglielmo, perché quando non ci sono i cavalli corrono anche i somari, quindi noi ovviamente ci siamo prestati molto volentieri per proseguire questo lavoro, che è un lavoro importante, un lavoro che ha tante volte sembra sotto traccia, ma che invece porta frutti importanti sia in Parlamento che anche fuori. L'intergruppo è nato quando c'era una forte contrapposizione tra le parti, forse sembrava più necessario ancora il fatto che invece ci fossero dei momenti di dialogo in cui non ci fosse per principio la demonizzazione dell'avversario, l'urlo, l'insulto, ma ci fosse un dialogo sulle questioni vere che interessano veramente la gente e che soprattutto avesse come riferimento il bene comune. La situazione è cambiata molto dopo le ultime elezioni, come tutti sappiamo, fra l'altro abbiamo vissuto un anno particolare, ma questo dialogo, non è, la necessità di questo dialogo per noi non è venuta meno. L'avvertiamo viva e necessaria come allora, e anche qui siamo anche di rappresentanza di partiti diversi. All'intergruppo hanno aderito questa legislatura oltre 300 deputati e senatori di tutti i partiti, compreso SEL e anche il Movimento 5 Stelle, e questo per noi evidentemente è un fatto importante. L'incontro di oggi, come sempre, ecco è arrivato Maurizio, l'incontro di oggi è per raccontare quello che abbiamo pensato di fare, che abbiamo già iniziato a fare in realtà da un po' di tempo, e cioè un'iniziativa che come intergruppo non avevamo mai fatto, e l'idea è stata di fare un viaggio nell'Italia che ha cercato di reagire alla crisi, che ha reagito alla crisi impegnandosi, mettendo in campo le energie. I tecnici stanno usando una parola un po' difficile, ma che rende l'idea, che si chiama resilienza, cioè la capacità di reagire davanti a un sistema, un momento avverso, la capacità di prendere strade nuove. E abbiamo deciso di fare questo viaggio nell'Italia, appunto, nell'Italia che riparte, e prendendo per ogni regione italiana un distretto simbolo, un'esperienza simbolo, ovviamente senza la pretesa di fare tutto, innanzitutto cambiando un po' il metodo che si usa normalmente in Parlamento. In Parlamento si fanno le audizioni, cioè si chiamano i vari soggetti, le varie imprese, le associazioni, i distretti a raccontare a sentire il loro parere su provvedimenti che fa il Parlamento o il Governo. In questo caso abbiamo cercato di invertire il metodo, cioè di andare noi verso quelle che il meeting, usando la parola di questo meeting, ha chiamato le periferie. Andiamo a vedere dove c'è l'economia reale, e l'economia reale non vive nel palazzo ma vive innanzitutto nelle periferie. Quindi l'idea è di andare nelle varie periferie dell'Italia, andare a guardare quello che si muove, perché la crescita la faremo se saremo capaci, in un'ottica di sussidiarietà, di valorizzare quello che sul territorio si muove, di valorizzare chi sul territorio costruisce. Anche qui in questi giorni al meeting, sia negli incontri che anche negli stand, penso allo stand di Federlegno,
vediamo tantissime realtà che hanno voglia di mettere le energie per costruire il bene per tutti. E tante volte, e forse sarebbe ora di smetterla, purtroppo anche la politica, quando parla di economia, parla del bilancio dello Stato, mentre il bilancio dello Stato è una conseguenza dell'economia, non è la questione vera. La questione vera è l'economia reale. L'economia reale è fatta di persone. Quindi riprendere quelle due parole, per usare sempre due parole che abbiamo sentito in questi giorni al meeting, quelle che, sul quale il Papa ci ha chiesto di riflettere e di impegnarsi, il realismo, quindi partire da quello che c'è, partire dalle persone, non dagli algoritmi. E la seconda, diceva il Papa, attenzione all'essenziale. E l'essenziale è lo scopo della politica, e lo scopo della politica è il bene comune, ma il bene comune è il bene dei singoli, delle persone, delle comunità, perché si può far politica soltanto se si vuole bene alle persone, se si vuol bene alle persone che vivono nelle nostre comunità, le persone che fanno imprese, le persone che lavorano, le persone che fanno le realtà non profit, che cercano di costruire in ogni ambito. Quindi questo è un po' il senso di questo viaggio, andare ad ascoltare, andare a vedere queste realtà e chiedere a loro anche suggerimenti per le politiche. Abbiamo chiesto di dirci in tutti gli incontri un problema, una questione da risolvere, non un tema generale, dicendo non diteci abbiamo bisogno di semplificazione, diteci quel problema concreto che noi possiamo risolvere, con l'idea alla fine del viaggio di fare un, visto che siamo un gruppo parlamentare, di fare un disegno di legge che sia veramente un disegno di legge per la competitività, raccogliendo tutte queste istanze, portandole insieme e chiedendo insieme la calendarizzazione. Prima di dare la parola agli amici dell'intergruppo, abbiamo chiesto ad Alfonso Rufo, che è il direttore del Denaro, intanto vieni su Alfonso, che ha seguito la prima tappa del nostro viaggio. Abbiamo cominciato a luglio in Campania e lui, devo dire, ci ha seguito e ha anche raccontato sul suo giornale che esce in allegato in Campania al Sole 24 Ore, la tappa. Quindi se brevemente ci racconta un po' il viaggio, ma anche qual è stato, come è stato colto sul territorio questo viaggio. Sì, grazie Raffaello per avermi dato questa opportunità. Come tu dicevi, l'economia è fatta di persone e questo viaggio è stato molto importante perché ha messo in contatto l'intergruppo con un pezzo importante dell'impresa campana. Voi sapete che la Campania è una regione molto problematica, piena di tante cose e quindi anche di tanti problemi. Era molto tempo che gli imprenditori campani, quelli che producono il reddito, la ricchezza, non incontravano pezzi del Parlamento, non incontravano un importante interlocutore come l'intergruppo parlamentare, ed è stata una sorpresa molto molto interessante. È stato accolto con grande attenzione. Per la prima volta dopo tanto tempo un gruppo di deputati di diverse regioni, di diversi orientamenti politici, si è interessato veramente ai problemi dell'economia reale. È stato un bel percorso di due giorni, si è incontrati imprenditori portuali dell'Interporto, un bel gruppo di imprenditori riuniti da Confindustria a Napoli, soprattutto dell'area aeronautica, così come poi è stato fatto il giorno successivo con l'incontro al CIRA, che è un centro aerospaziale di ricerca molto importante. E poi c'è stato l'incontro con il gruppo degli imprenditori agroalimentari, soprattutto dei conservieri. Sapete che la Campania è leader in Italia nella lavorazione delle conserve alimentari e quello è un comparto fondamentale per l'economia del nostro territorio. E in ogni incontro c'è stata una partecipazione altissima
Io penso che voi avete incontrato qualcosa come 70-80 imprenditori girando nelle varie tappe, e non è facile incontrare personalmente tanti responsabili di impresa che normalmente evitano ultimamente questi incontri perché hanno problemi nelle proprie imprese. Invece questa volta c'è stata una partecipazione piena, convinta. Io penso che anche i loro interventi siano stati puntuali ed interessanti. Abbiamo evitato lunghi discorsi fumosi e siamo andati sempre al cuore del problema. Abbiamo avuto un format molto, molto specifico, che ha anche aiutato a tirar fuori i problemi veri e a metterli insieme, ad assemblarli. Io penso che l'esperienza sia stata molto buona, veramente positiva. Bisogna incalzare, bisogna farlo in tutta Italia, come si è detto, e tirar fuori poi dei risultati, perché questi sono attesi. Quindi l'esperienza che è partita dalla regione forse più problematica di questo nostro paese, che è la Campania, dico problematica perché è rappresentata da un capoluogo come Napoli, che è davvero un problema da affrontare con attenzione e da risolvere definitivamente, io penso che questa esperienza debba continuare, e per quanto ci riguarda saremo vicini al percorso, e mi auguro che tutti i parlamentari dell'intergruppo vogliano farlo con la stessa intensità, con la stessa attenzione con cui è stata fatta in Campania. Vi ringrazio. Grazie Alfonso, anche perché lui è uno di quei direttori di giornali e giornalisti che ha sempre raccontato anche del Sud quello che va. Tante volte del Sud si racconta soltanto quello che non va, quello che manca, mentre invece sussidiarietà è esattamente il contrario, partire da quello che c'è e valorizzare quello che c'è. Lui è uno che col suo mestiere fa un giornale sussidiario, quindi tanto grazie ancora. Facciamo il giro di tavolo, cominciamo da Francesco Sanna, il Partito Democratico, diciamo anche il partito, sardo dell'Iglesiente. A destra. A destra. Vedo sei un po' disorientato stasera, non so cosa. Francesco. Grazie, ma insomma credo che noi abbiamo l'ambizione di rispondere a qualche domanda con questo giro nei distretti, ma partendo da una prima assunzione, diciamo, che ci ha portato a ritenere i distretti ancora interessanti, cioè i distretti hanno smentito una teoria economica che li vedeva sostanzialmente vecchi e superati rispetto alla globalizzazione dell'economia. Ciascuno di noi cerca di adeguarsi alla realtà nuova, magari uno invecchia e si veste da giovane, magari uno invecchia e si veste da vecchio, come Latronico qui al mio fianco, per distinguersi da tutti gli altri. I distretti ci avevano spiegato che erano superati perché con la globalizzazione dell'economia la iperspecializzazione di un luogo, di un piccolo territorio, dove tutti si specializzavano a fare al meglio le stesse cose, era un'arma ormai spuntata rispetto alla potenza di fuoco che in qualche modo noi vedevamo esprimere dalla economia mondializzata, cioè dall'idea che la manifattura si potesse fare solamente in alcune parti del mondo, e in queste parti del mondo non era contemplata l'Italia, perché bisognava avere dei salari molto bassi, perché non bisognava avere la rogna delle disposizioni ambientali troppo ficcanti rispetto all'organizzazione del lavoro. Rispetto all'organizzazione del lavoro bisognava non avere una protezione sociale dei lavoratori e così via. Potremmo continuare sui fattori tipici della produzione, dal costo della logistica al costo dei trasporti, alle infrastrutture per la generazione elettrica. Quindi noi eravamo completamente fuori. Poi si scopre che nell'Italia della crisi economica, se c'è una economia che ancora tiene a galla il sistema della manifattura italiana, questa non è l'economia della grande impresa,
questa non è l'economia, diciamo, che compete nel mondo con i marchi che si contendono il mercato italiano, quindi non è l'economia dei consumi italiani, ma è l'economia dei distretti che riescono ad esportare. Il sistema produttivo italiano si salva perché riesce ad esportare nei tempi della crisi, magari meno del passato, però il mondo è ancora il suo mercato, ed è ancora il suo mercato nonostante un euro, a detta di tutti, troppo forte per favorire le esportazioni di questo sistema economico, diciamo, concentrato nella specializzazione. Quindi tanto di cappello ai distretti, hanno resistito, hanno smentito la teoria economica, come i calabroni non si sa perché riescono a volare, però volano, e siccome nell'intergruppo della sussidiarietà siamo molto attenti a far prevalere sempre il principio di realtà rispetto a quello delle teorizzazioni, ci piace andare a vedere da vicino il calabrone produttivo italiano, chiedendogli però queste altre cose. Primo, di quale politiche pubbliche avete bisogno? Perché se è vero che avete vinto la sfida della mondializzazione produttiva e avete smentito la teoria economica italiana su questo punto, è anche vero che forse non è più il tempo di dire che voi siete capaci di fare tutto ciò, di avere tanto successo, perché comunque siete ignorati dalla politica. Questa è una cosa che non esiste più, e i primi segnali che nell'organizzazione delle nostre tappe riceviamo ci portano a fare quella domanda di cui parlava Raffaello Vignali, cioè diteci una cosa di cui avete bisogno, magari ce ne dite 100, ma quella più importante. La ultima cosa è la seguente: nelle politiche del governo, nelle politiche che il Parlamento raccoglie e promuove, c'è l'idea che il sistema economico italiano riparte se noi favoriamo gli investimenti, non solo nelle infrastrutture pubbliche, non solo nella efficientizzazione del sistema Italia, la giustizia piuttosto che i trasporti, piuttosto che le regole della burocrazia, quanto se facciamo ripartire l'economia reale basata sugli investimenti delle imprese. E di quali imprese, oltre che di quelle italiane? Di quelle estere. Gli italiani portano in investimenti all'estero, le imprese italiane investono all'estero 5 volte più di quanto le imprese straniere, extra italiane, investano in Italia. Allora, la domanda finale di questo nostro giro è: come coniugare l'investimento dei grandi asset stranieri, di chi oggi ha la liquidità monetaria, ma anche la visione di un commercio e di una produzione manifatturiera che punta al globale, nel nostro paese, attraverso i distretti. I distretti sono così importanti da non poter escludere gli interventi dei capitali esteri, non sono quindi distretti solo italiani. Parlo di una cosa che conosco, per esempio la Sardegna, ma in Sardegna è concentrata tutta la produzione dei metalli non ferrosi italiani, tutti questi asset industriali nelle mani di investitori stranieri. C'è un distretto della produzione dei non ferrosi, ma ci sono anche i grandi capitali stranieri. Uno sta in America oggi, un altro sta in Svizzera ed è una conglomerata mondiale, e un altro sta in Russia. Quindi questo tipo di economia nostra come regge, come reagisce e come interreagisce con il desiderio favorito dalle politiche pubbliche di investimenti stranieri? Questa sarà un'altra delle domande a cui proveremo a dare una risposta, con poi alcune soluzioni di tipo legislativo, di tipo amministrativo, che suggeriremo al governo per continuare questa strada di sinergia e di economie anche di origine diverse che si danno la mano. Grazie. Grazie Francesco. Federica Chiavaroli, senatrice Nuovo Centrodestra. Grazie Raffaello, buonasera a tutti. Innanzitutto una parola sul... questo. Ok, una parola sull'intergruppo.
Io ho guardato con grande interesse all'intergruppo anche e soprattutto nel periodo in cui non ero parlamentare, ne ho seguito i lavori, ho seguito l'intergruppo qui al meeting e ho sempre ammirato nell'intergruppo lo spirito di persone che provenivano da esperienze diverse, da formazione diversa, ma che riuscivano a mettersi insieme perché avevano qualcosa che gli stava a cuore, il 5 per 1000, penso l'anno scorso abbiamo parlato del controesodo dei talenti. E questa esperienza dell'intergruppo per me è stata molto importante nel momento in cui il nostro paese ha avuto la grande difficoltà che ha avuto e noi abbiamo deciso, io parlo da parlamentare di centrodestra che era del PDL, noi abbiamo deciso che in quel momento bisognava stare insieme per un interesse grande che era l'interesse del paese. Ecco, io, a me l'esperienza dell'intergruppo in quel momento mi ha aiutato, perché se io ho pensato, ci sono persone che sono riuscite a mettersi insieme per delle cose piccole come il 5 per 1000, figuriamoci se persone non devono mettersi insieme, se vengono da esperienze diverse per un interesse grande qual è il proprio paese e il futuro del proprio paese. E quindi io ringrazio l'esperienza che ho fatto qui perché mi ha aiutato in un momento così difficile di decisioni così importanti. Io ringrazio anche Raffaello Vignali e l'amico Vaccaro, con il quale oggi condivido la condizione di categoria svantaggiata, perché in Italia gli svantaggiati sono i disabili e lui in questo momento ha un problema perché è caduto e si è fatto male, e le donne, e quindi in questo momento condividiamo questa posizione svantaggiata, caro Guglielmo. Io vi ringrazio perché il viaggio nell'Italia che riparte è, e lo ha detto già Raffaello, un modo per noi per guardare chi di fronte alla crisi ha deciso comunque di reagire, ha deciso comunque di andare avanti e ce l'ha fatta ed è ripartito. È ripartito, certo, io non ci sono stata nella tappa in Campania, purtroppo, perché io sono senatrice. In quel momento noi eravamo chiamati in Senato a approvare la riforma costituzionale del Senato stesso. Non ci sono stata, però ho sentito, ho visto. Le imprese ci chiedono di fare qualcosa per loro, anche quelle che ce l'hanno fatta, anche quelle che sono ripartite, anche quelle che vanno avanti. E cosa ci chiedono in fin dei conti? Ci chiedono di eliminare quelle zavorre che il nostro paese non si può più permettere, perché i problemi delle nostre imprese, i problemi dei nostri cittadini non sono soltanto non è soltanto la crisi. Noi viviamo in un paese che porta dei pesi che non può più portare, che lo tengono fermo e gli impediscono di ripartire. Un peso grande è stato evidente nella nostra visita a Napoli, ed è quello della burocrazia. Noi abbiamo visto, per esempio, abbiamo toccato con mano che cosa significa fare il dragaggio di un porto e interfacciarsi col problema burocratico che questo comporta. Ma noi il problema della burocrazia lo vivono non solo le imprese, ma anche tutti i cittadini. Io in prima persona, per la prima volta, io sono coordinatrice nella mia regione del Nuovo Centrodestra e ho presentato quest'anno per la prima volta le liste elettorali. Ma è un paese normale quello nel quale si presentano le liste al comune, sottoscritte dai cittadini del comune, e per presentarle bisogna portare al comune i certificati elettorali che ti rilascia il comune stesso? Noi viviamo in un paese nel quale la pubblica amministrazione chiede continuamente ai cittadini, alle imprese, informazioni che sono già in proprio possesso per rilasciargli autorizzazioni, per farle andare avanti.
questo è un peso intollerabile che noi dobbiamo assolutamente, assolutamente eliminare. Un altro peso intollerabile è nel dibattito di tutti i giorni, di questi giorni, oggi aprono le prime pagine di tutti i giornali, è la spesa pubblica improduttiva. La spesa pubblica improduttiva non sono solo i costi della politica, che credo che noi stiamo anche contribuendo a ridimensionare con le province che abbiamo reso enti di secondo grado e quindi abbiamo tolto tutti i posti che riguardano i politici, con la riforma del Senato che diventa anche questo di secondo livello, ma questo contribuisce per lo 0,00 della spesa pubblica. Io credo che i grandi costi della politica, della spesa improduttiva, siano altri. E anche dal nostro viaggio, per questo ci deve venire un grande esempio, che mi è venuto in mente facendo le vacanze. Io ho fatto le vacanze nella mia regione in Abruzzo, in montagna. 3 comuni di meno di 1000 abitanti, 3 comuni diversi, raggiungibili a piedi. Se uno fa una passeggiata di mezz'ora, tocca i 3 comuni. Io ho parlato con i 3 sindaci. Bene, i 3 sindaci non riescono a mettersi insieme, quindi ognuno fa la propria raccolta differenziata, ognuno ha la propria manutenzione delle strade, ognuno ha la propria illuminazione. Ma è questo un sistema che noi ci possiamo permettere? Gli 8.000 campanili non sono più una grande ricchezza per un nostro paese, in questo momento sono un grande freno per il nostro paese. Ma possibile? Le imprese lo hanno capito che si devono mettere insieme, che devono fare sistema, che la logica del le cose vanno male per me e quindi devono andare male per tutti è una logica perdente. Noi dobbiamo passare da questa logica perdente a una logica vincente, nella quale vinciamo tutti e vinciamo tutti assieme. Io credo che questa è un'altra cosa che le imprese ci chiedono a gran voce e che ci dimostrano nel viaggio che noi stiamo facendo e che noi assolutamente non possiamo sottovalutare. E poi oltre a questo, un'altra cosa che mi colpisce molto: l'imprenditore tipicamente, quando le cose vanno male, adesso al di là delle diciamo di quelli che vanno sui giornali perché amano il clamore mediatico, l'imprenditore prima di tutto, quando qualcosa va male, parte da se stesso, parte da quello che non va nella propria azienda. Chi ha successo si mette in discussione, vede dove ha sbagliato, modifica, migliora. Allora io dico, anche questo ci deve essere di esempio. Io faccio parte in Senato della Commissione Bilancio e in Commissione Bilancio adesso stiamo affrontando, abbiamo fatto le audizioni del commissario Cottarelli per la spending review, ma anche qui è possibile che ogni categoria che noi ascoltiamo ci dice che il nostro paese è un paese che non funziona, che spreca, che tutti sprecano, la spesa non funziona, non è fuori controllo, eccetto quello che riguarda la propria categoria, perché la propria categoria ha un motivo per non essere toccata, per non fare sacrifici e per non mettersi in discussione. Anche questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente superare. E allora mi avvio a concludere. Mi ha colpito molto, venendo oggi qui al meeting, quello che ho letto, quello che gli imprenditori fanno tutti i giorni, ma che io ho letto all'ingresso della mostra di Peggy che ho visitato, dove lui dice: fin da ragazzo mi ha guidato un'idea semplice, iniziare la rivoluzione del mondo dalla rivoluzione di noi stessi. Ecco, io credo che partire da noi stessi, da questo grande cambio di mentalità nel quale mettersi assieme, nel quale considerare
l'altro, non un avversario, non un nemico, nel quale portare diversamente avanti le proprie questioni politiche, perché noi abbiamo inasprito anche il dibattito politico di battaglie contro quello, contro, non lo so, contro le unioni omosessuali, contro l'articolo 18. Ma io invece vorrei portare avanti le cose che mi stanno a cuore, io non vorrei fare battaglie contro, come ci chiedono d'altronde gli imprenditori, di portare avanti cose positive a favore dell'impresa, dell'imprenditore, perché anche qui noi crediamo, siamo profondamente convinti che gli imprenditori siano una grande risorsa, che l'imprenditore voglia investire, voglia assumere, vuole che le persone brave rimangano, le vuole valorizzare, e noi, partendo da quest'idea positiva, dobbiamo mettere in campo le regole del mercato del lavoro, per esempio, come pure per tutto quello che riguarda la famiglia, tutto quello che riguarda, io credo che gran parte della crescita del nostro paese, certo, dipende dagli investimenti nelle infrastrutture, ma dipende anche da quanti bambini nascono nel nostro paese, dipende anche da una questione demografica, dipende anche da quante donne noi metteremo nelle condizioni di lavorare e quindi di fare figli. Queste sono le cose per le quali per esempio io mi voglio spendere, perché io credo, come ci hanno insegnato gli imprenditori e come gli imprenditori che hanno avuto successo fanno e come testimoniano i ragazzi qui al meeting, gli oltre 3.000 volontari che sono qui sacrificando le loro vacanze, perché stando qui si sentono protagonisti di una cosa grande. Io credo che nel nostro paese, l'ho letto sugli zainetti di una scuola che si autofinanziava qui oggi e mi ha ricordato il titolo di un meeting, che diceva o protagonisti o nessuno. Nel nostro paese noi abbiamo le energie, la voglia, il desiderio di metterci in gioco per essere protagonisti e non per scivolare e diventare nessuno. Il nostro compito, credo, nel viaggio dell'Italia che riparte, sia quello proprio di mettere in moto provvedimenti che consentano al nostro paese di liberare le energie, liberare la vitalità per tornare ad essere protagonista e non rischiare di diventare nessuno. Grazie Federica. Gianluigi Gigli, Popolari per l'Italia. Grazie Raffaello, e vorrei partire da una esperienza fatta questa mattina, e ringrazio Raffaello per avercela fatta fare. Ci ha condotti a visitare lo stand di Federlegno. Lo suggerisco a chi non l'avesse ancora fatto caldamente. Ora, questo settore del lavoro, del legno, del mobile, dell'arredo, è un settore che vede in Friuli alcune aziende leader a livello nazionale e anche internazionale. E alcune di queste aziende sono di esempio nelle cose che stiamo dicendo, perché sono aziende che non hanno delocalizzato, sono aziende che non hanno spostato la loro sede legale in Carizia, come altri hanno fatto per agevolare alcuni passaggi, che hanno resistito soprattutto alla crisi investendo in ricerca e sviluppo, e che ci dimostrano come ci sia un genio italiano che si esprime attorno certamente alla trasmissione del sapere, alla formazione, attorno alla manualità artigiana, ma anche certamente attorno alla tecnologia più di avanguardia, e che è capace di dar vita a prodotti caratterizzati da grande creatività, da design, capaci di resistere anche sul mercato globale. Un settore questo che chiede
semplicemente una cosa, che è un po' il senso delle cose che si dicevano prima. Chiede fondamentalmente, prima ancora di essere aiutato, chiede di non essere ostacolato. Ora io potrei ripetervi quindi in parte le considerazioni che sono state fatte, ma vorrei spostare un poco l'ottica a partire proprio da alcuni accenni che ha fatto la senatrice Chiavaroli poco fa. E lo faccio perché, a mio avviso, l'Italia ha bisogno appunto anche di altro per ripartire. C'è una frase famosa di De Gasperi che dice che lo statista non è colui che guarda alle prossime elezioni, ma è colui che guarda alla generazione futura. Bene, tradizionalmente si considerava lo span di una generazione 25 anni, quindi io vorrei portare un attimo la vostra attenzione sullo scenario che l'Istat ci indica per il 2039. Tra 25 anni, siamo nel 2014. Il numero di cittadini italiani sta inesorabilmente scendendo. Nel 2014 abbiamo avuto un saldo negativo di 100.000 unità, compensato soltanto dalla natalità degli immigrati, una natalità però che sta anch'essa esaurendosi e già nel 2014 siamo al pareggio. A causa di queste tendenze, i demografi prevedono ancora un lieve aumento della popolazione per i prossimi 25 anni. Noi arriveremo al 2039, appunto, passando dai 60 milioni di oggi ai 62 milioni della popolazione. Ma già dal 2039 la popolazione incomincerà a scendere anche in valore assoluto, e a quella data un sesto della popolazione sarà composto da immigrati. Il numero medio dei componenti delle famiglie è ormai ridotto a 2,4 membri e per oltre la metà di esse la composizione è fatta di una persona o di due persone. E le tendenze procreative dei migranti, passato un po' di tempo, anche per le costrizioni del mondo del lavoro, tendono ad uniformarsi a quelle della popolazione italiana. All'inizio del XXI secolo noi abbiamo assistito a uno storico superamento. Il numero degli ultra 65enni ha superato quello dei residenti che avevano meno di 20 anni. Bene, nel corso dei prossimi anni noi assisteremo a un ben peggiore superamento. La crescita degli ultra ottantenni nel 2039 li porterà ad essere quanti i ragazzi che sono sotto i 20 anni. Nel 2039, e la demografia in questo sbaglia di poco, ve l'assicuro, ci si aspettano 500.000 ultra 95enni nel nostro paese. Allora voi capite che le conseguenze, uno, per la sostenibilità del sistema previdenziale, sono assolutamente drammatiche, anche perché gli immigrati diventeranno loro stessi anziani e avranno potuto accumulare nell'arco della loro vita lavorativa in Italia un periodo di contribuzione certamente più ridotto. Ma io penso, da medico, anche alle conseguenze per la sostenibilità del sistema sanitario. Pensate semplicemente al fatto che l'anziano è il maggior consumatore del sistema sanitario ed è quello in cui il sommarsi anche della cronicità oltre che della vecchiaia porta a consumare risorse. Ma guardiamo adesso all'aspetto dell'innovazione. I giovani, noi stiamo perdendo nell'arco di pochi anni, abbiamo perso 100.000 giovani e abbiamo perso in particolare la fascia tra i 20 e i 29 anni. Abbiamo perso in questa fascia addirittura non più i vecchi immigrati con la valigia di cartone e lo spago, ma di questa fascia che abbiamo perso di giovani il 16% erano laureati. Quando noi diamo oggi nelle nostre università un dottorato di ricerca, dobbiamo attenderci che entro 5 anni dalla sua conclusione il 7% di questi ragazzi se ne sono andati all'estero. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire uno sperpero proprio dal punto di vista innanzitutto dell'investimento formativo che abbiamo fatto per loro, ma vuol dire anche una perdita del paese dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo e quindi dell'innovazione e quindi della capacità di competere. Allora, o noi interveniamo su queste tendenze demografiche oppure questo paese avrà grosse difficoltà. Sono anni che parliamo di quoziente familiare, di fattore famiglia, eccetera eccetera, e noi anche quest'anno, spiace dirlo, abbiamo assistito al fatto che il bonus degli 80 euro è stato dato in una maniera che non teneva in alcun conto il fattore della famiglia, anzi che la penalizzava.
Noi dobbiamo mettere in atto da subito interventi sulla compatibilità lavoro-famiglia, sul sostegno alla donna lavoratrice, è stato già detto, sulle politiche abitative per la famiglia, sui servizi per la persona, sui voucher per l'assistenza ai disabili e agli anziani, che possono essere essi stessi un fattore di crescita economica e di crescita occupazionale. Concludo dicendo poche cose. L'Italia è un paese invecchiato. Un paese enormemente invecchiato. Pensate che il tasso e che tende a invecchiare ancora di più. Pensate che il tasso di fertilità delle nostre donne è di 1,4 figli per donna in età fertile contro il 2% solo della Francia, e che su questo 1,4, se non ci fossero gli immigrati, avremmo a che fare con un 1,2. Ora, la natalità non riparte se non crescono l'attenzione e il sostegno per la famiglia, e il paese invecchiato non riparte se non riparte la natalità. La Chiavaroli ha detto prima che ci sono due categorie di svantaggiati in questo paese: i disabili e le donne. È certamente vero, ma c'è uno svantaggiato ancora a monte, che è proprio la famiglia. Fare figli, vorrei riprendere un'affermazione di Gotti Tedeschi, rimette in moto l'economia, perché stimola il risparmio, spinge all'intrapresa, costringe all'investimento in qualche maniera. Quindi investire sulla famiglia dal punto di vista delle politiche è una priorità, anzi direi che è la priorità per agganciare la ripresa. È una questione con la quale il Paese o capisce che deve confrontarsi per una politica veramente di lungo periodo, oppure è destinato, nonostante tutti i nostri sforzi, a implodere e a morire. Ma noi vogliamo fare altro e spenderemo le nostre energie perché questo avvenga. Grazie Gianluigi. Solo per dire che spesso si dice che la politica predica bene e razzola male. A proposito di natalità, gli ultimi due amici al tavolo hanno 5 figli ciascuno, quindi il loro più Gigli uguale, pro quota, noi siamo dilettanti, però voglio dire, il contributo l'abbiamo dato. Latronico, che Forza Italia, riconoscibile perché è l'unico vestito in giacca e cravatta, e giustamente, perché sennò poi lo riprendono. E quindi. Bene, bene. Io intanto ringrazio sia l'amico Vignali che Vaccaro per questa iniziativa nel meeting, saluto tutti voi i colleghi che sono questa sera per continuare questo dialogo che abbiamo avviato da un po' di tempo. Intanto l'intergruppo della sussidiarietà è un segnale metodologico importante, nato in tempi non sospetti, prima che ci fossimo anche noi, per dire che al di là delle differenze, governo che ci vuole, opposizione che è necessaria, perché si può morire di troppo governo e si può morire di una realtà istituzionale che non ha una sana opposizione, al di là di queste differenze che ci stanno ed è giusto che ci siano, queste differenze possono diventare una ricchezza per il compito essenziale che ha la politica, che è quella di servire, che è quello di servire la comunità e le sue risorse. Poi c'è un accento particolare che l'intergruppo della sussidiarietà ha sempre segnalato. Qualunque stagione, ci sono alternate tante stagioni anche nei rapporti tra di noi, però ci sono delle verità di fondo, che il Paese può cadere e può riprendersi se fa affidamento sulle risorse di cui dispone. E quindi anche la politica può aiutare il Paese se guarda con interesse e non intralcia le risorse che ci sono all'interno del Paese. Questa è la sfida di sempre, perché la tentazione di essere autoreferenziali quando si è al potere ovviamente c'è sempre, legata appunto al peccato originale: quando uno ha lo strumento del potere è tentato di utilizzarlo per conservare se stesso. Ora noi dobbiamo fare uno sforzo perché invece ci sia uno sguardo alle realtà che nel Paese ci sono, che si muovono e che hanno la forza di scuotere anche una realtà in momenti difficili come quello che viviamo. E non c'è dubbio che chi di noi vive nella realtà si rende conto che al di là delle dinamiche del palazzo la gente vive
condizioni di difficoltà, di sofferenza. Ora, volendo trasformare però le difficoltà in una positività, l'intergruppo segnala che guardando il paese, nel paese ci sono dei punti di forza da cui partire. Si è detto, naturalmente, soprattutto c'è la creatività in ogni luogo e delle persone. E delle persone singole, delle persone che si aggregano, il meeting è un esempio di una genialità di persone che si mettono insieme e vogliono segnalare in Italia e fuori dall'Italia una umanità che è in grado di costruire, quindi di guardare con positività al presente e al futuro. Noi poi come parlamentari abbiamo guardato, lanciato uno sguardo nelle regioni d'Italia. Io per esempio in questo, diciamo, in questa passeggiata immaginaria, in questo itinerario immaginario, ho segnalato nella mia regione una potenzialità importante per la mia regione, ma per il paese, che spesso è origine di conflitto. Noi abbiamo il giacimento minerario più grande d'Italia, in Val d'Agri, il parco minerario più grande d'Italia, dove si estrae l'80% del petrolio che si estrae in terraferma in Italia. Quindi abbiamo, diciamo, un potenziale che non serve solo alla regione Basilicata, ma che serve all'Italia, posto che l'Italia ha bisogno in questo momento di affievolire la sua dipendenza energetica e quindi rafforzare la sua capacità energetica. Naturalmente dietro a questa avventura, diciamo, questi parchi minerari che poi si traducono in uno sfruttamento minerario del territorio, ci sono una serie di complicazioni di ordine ambientale. E quindi come può coesistere l'interesse nazionale a valorizzare queste risorse minerarie di cui il Paese ha bisogno con la tutela dell'ambiente? Perché questi territori sono anche i territori di un grande parco nazionale, il Parco Nazionale della Val d'Agri. Quindi da una competizione ad una sinergia è possibile? Ecologia, ambiente ed energia possono coesistere? Questo è il tentativo istituzionale che si sta facendo attraverso un'intesa istituzionale che vorrebbe utilizzare innanzitutto delle metodiche assolutamente nuove, moderne, per evitare impatti ambientali devastanti, e d'altro canto utilizzare anche la grandezza delle risorse finanziarie connesse allo sfruttamento minerario per stimolare la crescita di sviluppo locale attraverso anche nuove modalità di intervento per aiutare l'impresa, la promozione del territorio, il turismo, la valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali. È un'utopia, è una possibilità. Ecco, io inviterò, l'ho già fatto, ma gli amici dell'intergruppo a visitare questo modello, che è una sfida per l'Italia, non è una sfida per una regione, sia per i profili energetici, ma anche per le modalità per accompagnare lo sviluppo, per dire che ci sono risorse che stanno nel cuore del paese che possono essere utilizzate per aiutare la crescita di questo paese. L'altra parola, diciamo, sulla quale dobbiamo lavorare, la crescita. Naturalmente la crescita senza risorse non si può fare, è uno stato d'animo. La crescita si fa se mettiamo in movimento delle risorse. Dove ci sono le risorse devono mobilitare risorse, non possono essere l'appannaggio di grandi gruppi, magari organizzati dal punto di vista lobbistico, che concentrano le proprie posizioni di forza, ma anche queste risorse strategiche per il Paese devono diventare uno strumento moltiplicatore di una risorsa diffusa in un'area del Mezzogiorno, e quindi potrebbe essere un modello da guardare anche da questo punto di vista. Quindi con gli amici dell'intergruppo faremo una, diciamo, visita di questo distretto energetico-ambientale per vedere le ragioni di una compatibilità e anche per studiare modelli di sviluppo che siano un esempio per il Paese e per l'Europa, perché peraltro, e concludo, essendo una regione dell'obiettivo convergenza, quindi una di quelle regioni dove l'Europa guarda con interesse, mettendo a disposizione anche delle risorse per realizzare delle politiche di coesione, si dovrebbe poter congegnare anche uno strumento dal punto di vista finanziario
utilizzando anche le risorse finanziarie europee, per costruire una leva di sviluppo che possa attrarre quegli investitori anche esteri che sono interessati ai nostri paesaggi, ai nostri paesi, alle nostre risorse turistiche, ambientali e culturali. Quindi fare del Mezzogiorno, che oggi è un punto di crisi, un'opportunità di sviluppo. Ecco, anche a questo serve il dialogo che abbiamo all'interno dell'intergruppo della sussidiarietà come una testimonianza di come la politica può servire il bene comune. Grazie. Grazie Cosimo. L'intervento conclusivo, le conclusioni al nostro infortunato Guglielmo Vaccaro, che ringrazio in realtà di cuore, perché ha avuto il permesso dai medici soltanto ieri di mettere piede a terra e dopo essersi fratturato il malleolo a luglio, si è fatto tutto agosto a letto, ma al primo posto dove è venuto è qui al meeting, con un viaggio anche un po' avventuroso, quindi a Guglielmo ho la iniziato parola. Con il passo giusto questa prima uscita. Grazie a tutti gli amici che ho ascoltato, grazie a voi che avete pazientato, è l'ultimo incontro della sera, quindi solo per un saluto e per dire che ogni volta che da coordinatore insieme a Raffaello mi trovo poi al tavolo di un convegno, di un seminario, di un'occasione pubblica come quelle che stiamo avendo in giro per l'Italia con la visita nei distretti e nell'economia reale, mi sorprendo sempre nell'ascoltare, come abbiamo avuto stasera noi l'occasione ancora una volta di fare, quattro parlamentari di quattro partiti diversi, Francesco, Sanna che è del Partito Democratico, Cosimo Latronico di Forza Italia, Federica Chiavaroli che è del Nuovo Centrodestra, Gianluigi Gigli che è dei Popolari per l'Italia, che insieme fanno un'esperienza di servizio all'interno di un Parlamento dove per definizione ci si arriva in base a delle divisioni nei momenti elettorali. E per citare questo grande Papa che ci sta affascinando e accompagnando in questi anni così difficili, voglio dire che, come ha fatto lui in Corea salutando i giovani e citando Matteo, il Vangelo di Matteo, dice è bello per noi, credo tutti, essere qui oggi al meeting a raccontare quello che in un anno abbiamo iniziato a fare, sperando di poter ritornare l'anno prossimo ad offrire, diciamo, un resoconto di quello che andremo poi a produrre, a mettere in campo. È bello essere qui, anche se è soprattutto in condizione delle diverse appartenenze politiche, perché credo che questa sia la cifra che sta un po' sorprendendo anche gli imprenditori che incontriamo, che di solito vengono sollecitate, vogliamo venire a vedere l'industria, vogliamo capire cosa ti serve, però poi quando ci arrivi con tutto l'arco parlamentare, con cinque partiti, loro realizzano immediatamente che siamo tutti lì per il bene di quello sforzo imprenditoriale che è in corso, di quella missione, di quella passione, non per lucrare un consenso o un tornaconto elettorale. Le tappe, e quindi mi focalizzo per un attimo su questo viaggio, su questa nuova intrapresa, noi durante l'anno abbiamo un paio di momenti importanti, c'è un seminario autunnale, lo scorso anno subito dopo il meeting ci siamo ritrovati a Subiaco in onore di Gianluigi Gigli che è sublacense, detto bene questa volta, e in una splendida cornice per chi è stato a Subiaco, insomma è sempre un'occasione meravigliosa, e abbiamo parlato di Europa con Maurizio Lupi e con Enrico Letta, i due coordinatori tra virgolette diciamo sì, in aspettativa dell'intergruppo per la sussidiarietà, ai quali noi stiamo cercando, diciamo così, di dare sempre lustro quando ci avventuriamo nelle nostre occasioni di impegno. Così come c'è stato questo seminario sull'Europa a Subiaco ad ottobre scorso, ci sarà un seminario importante
che farà il punto sulla riforma del terzo settore che questo governo ha finalmente messo nell'agenda politica del Paese e che credo sia, diciamo così, attesa e meritevole di un'attenzione, di un approfondimento che realizzeremo con il sottosegretario delegato alla questione, il nostro amico Luigi Bobba, ed altri componenti del governo. Ci sarà questo momento e a margine di tutto ciò continuerà questo viaggio. Lo dico perché questo viaggio può essere seguito su un sito internet che abbiamo allestito, denominato L'Italia Riparte, www.italiariparte.com, con delle tappe che sono già definite in larga massima. Saremo in Lombardia, abbiamo rinviato a causa del mio infortunio la tappa lombarda prevista per le prime due giornate di agosto, la recuperiamo in settembre insieme alla tappa in Sardegna che sta mettendo su Francesco Sanna. Proseguiremo in Basilicata, andremo in Liguria, andremo in tante regioni italiane fino a dicembre, con un supplemento, diciamo, di impegno durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, tutto orientato all'ascolto sui territori, al servizio da rendere con la presentazione di un disegno di legge che porti tutte le firme dei componenti dell'intergruppo, al di là degli schieramenti politici, a rispondere alle sollecitazioni che ci stanno venendo da chi incontriamo in giro per l'Italia. Molte cose riguardano questioni poste a tema degli interventi di oggi, la burocrazia ovviamente e tante altre. In alcuni casi siamo stati già in condizione di risolverlo, lo diceva Raffaello all'inizio quando parlava della tappa napoletana, Federica riprendeva la questione del porto di Napoli. Parlandone con Maurizio abbiamo inserito a fine luglio una norma che ha consentito di far superare uno degli scogli burocratici che c'erano nel porto di Napoli. Si può fare molto, ma soprattutto se ci si connette con la realtà. Questo è lo sforzo che sta facendo l'intergruppo e che continuerà e proseguirà durante i prossimi mesi. Noi abbiamo una grande responsabilità, quella di offrire in Parlamento un segno, diciamo così, di interesse, di passione che ha sorpreso noi quando siamo arrivati, lo diceva chi, come Federica, raccontava la sua esperienza con l'intergruppo stando fuori dal Parlamento e poi entrando nel Palazzo, che può vivere grazie a questo ulteriore impegno e può incuriosire e interessare tanti altri e anche chi da fuori può seguirci, diciamo, nelle nostre vicende. Noi siamo alla conclusione di una giornata, io non posso che ringraziare tutti, ci sarebbero molte cose da approfondire, la questione della natalità, al di là dell'impegno personale che hanno messo tre dei protagonisti, arrivando a 5 figli, quindi un record importante, direi, diciamo, sì, ecco, insomma, che vi fa capire che non stanno fermi un attimo, insomma, diciamo così. E però è chiaro che su tutto questo, se da tutte le forze politiche viene una spinta al governo, una sollecitazione per far sì che questo paese non invecchi tremendamente e tragicamente come sta avvenendo irreversibilmente, senza che nessun governo finora abbia preso in mano la questione e abbia ribaltato i rapporti della statistica che ci sta soffocando. Questa mancanza d'aria, di ossigeno che avvertiamo nell'economia è figlia anche di questo deficit di gioventù che ad ogni mese cumuliamo col passare degli anni. C'è tanto da fare, siamo in campo anche per questo e credo che possiamo anche aprire una linea di comunicazione con tutti quelli che tra voi e tra gli amici che ci seguono da casa potranno poi nel tempo iniziare a darci suggerimenti. L'intergruppo con 300 parlamentari può nutrirsi, alimentarsi anche di sollecitazioni che vengono dalla realtà di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Questo è l'appello che facciamo. Un appello a seguirci, a sostenerci e a fare in modo, insomma, che questa esperienza viva nel tempo e diventi sempre più visibile. L'ho promessa a Maurizio, che è andato via e ci saluta, gli ho detto che l'avrei, perché lui mi ha chiesto, mi raccomando, nominami, insomma, lui ha questa esigenza di essere, diciamo, celebrato, il ministro importantissimo,
E voglio dire che secondo me, insieme a me e a Raffaello, che domani ci prenderemo la secchiata d'acqua per la SLA, noi dobbiamo immediatamente nominare Lupi e Letta, i past president dell'intergruppo, la sussidiarietà, e poi credo che a cascata toccherà a tutti i componenti, quelli che sono più esposti stasera e più in generale ai 300 che ne fanno parte. Grazie e buona serata a tutti.